sulla rampa veniamo affiancati da boh. Ha intenzione di fuggire, insieme a tre ragazzi dell'obitorio. Hanno bisogno del nostro aiuto, ci dice. Avete presente le assi che hanno accatastato fuori dalla fortezza, nella zona B3? Abbiamo corrotto, alcuni aiutanti, perché ci riempi l'assero in modo tale da lasciare una cavità nel mezzo. Buco abbastanza grande in cui poterci sistemare tutti e quattro. La zona B3 di notte resta sguarnita. Se riusciamo a restare nascosti per 3 giorni, mentre le guardie danno l'allerta e il posto viene perlustrato, oh, abbiamo buone probabilità. Dopo 3 giorni ipotizzeranno che abbiamo oltrepassato l'ultimo confine e noi dovremo solo aspettare la notte e strisciare oltre le torri esterne. Teneteci informati su quanto succede mentre siamo nascosti, ci dice. E qualche giorno dopo sentiamo le sirene. Gli uomini e i cani cominciano la perlustrazione, corrono accanto alle assi numerose volte, ma non immaginano che possano essere acquattati. Là sotto, il quarto giorno, mi avvicino alle assi, dico una parola. Non ho nessuna risposta. Sono liberi. Appena una settimana dopo li vediamo marciare nel campo, circondati da guardie soddisfatte. E tuttavia, mentre ci passano accanto, fa un cenno. Capiamo. Il segreto non è stato rivelato. La via di fuga è ancora aperta.